e immediatamente chiamiamo la protagonista, l'anima, direi, della leggera euforia di TV Radicale, che è Claudia Sterzi. Ecco, io non so assolutamente su cosa sarà la trasmissione questa sera, proprio perché è una sorpresa che Claudia ci darà. Infatti, tanto vediamo che ha alle spalle il bellissimo fondale che è presente nel Salone di Torre Argentina a Roma. Ciao Claudia, come stai? Non ti sentiamo, Claudia. Cominciamo male, eh? Oh, ecco, Sì, adesso ti sentiamo. devo usare l'ambientale perché questo c'è ma non funziona. E vabbè, pace, non importa. Vabbè, ti Va senti. bene lo stesso. Comunque ti sentiamo bene. Si sente Si bene. sente Sì, sono bene. nel Salone di Torre Argentina dove si è concluso il comitato oggi verso le 4, 4 e mezzo perché siamo andati avanti a lungo, è durato parecchio. E sono io da sola per adesso, ci sono qua dentro il partito con me, c'è Gaetano D'Intamaro e Alessandro Massari che mi hanno detto che nel corso dell'ora di leggera euforia. Sì, guardi in alto perché uno è lassù e uno è qua davanti, che nel corso della leggera euforia verranno qua a fare un po' di conversazione con me, vediamo se poi vengono davvero. Io non sono riuscita a mettere in piedi la diretta con la famiglia di Antino come volevo, anche perché la prima moglie di Aldo, Gioia, la domenica è sempre impegnata perché fa i mercati, e quindi è un po' difficile che poi alle 9 sia disponibile, bisogna trovare proprio la domenica adatta, e quindi quella è saltata. E di appartenenti al comitato che si restassero qui fino a quest'ora di sera per fare la trasmissione con me, non ne ho trovato nemmeno uno. E quindi sono da sola, spero di avere qualche domanda e magari Roberto, non so se vuoi restare te o se vuoi darmi l'ausilio di qualcuno, qualche volontario anche Sì, dalla no, posso chat restare che io. si vuole collegare, siamo aperti a tutte le soluzioni. Siamo aperti a tutte le soluzioni. Beh, ci sono io però devo confessare una cosa. Non ho ancora cenato. No, Allora vai a cenare. sto scherzando, sto scherzando. Ci sono io, resto qui io in diretta, magari ogni tanto sentirete masticare qualche pezzo di crackers. Allora, Bravo, mangia. io voglio partire con una domanda, Claudia. Tu sei stata la settimana scorsa proprio in Umbria, no? Dove, a Perugia, dove si è svolta, credo, quale numero di udienza era questa per il Questa è processo? la terza udienza del processo all'urgente penitenziario per omissione di soccorso e per falsificazione di registro, essendo ormai caduto ed archiviato il processo principale, che era un processo per omicidio contro ignoti. Questo è stato archiviato e è stato considerato che Aldo Bianzino è morto di morte naturale, per cui non esiste nessun omicidio, questo nonostante una serie di evidenze, sia delle perizie che delle testimonianze. Ed è invece rimasto in piedi il processo a questa guardia penitenziaria che comunque qualcosa dovrebbe dire, perché se un registro viene falsificato ci sarà bene un perché alla fine, non è che si falsificano i registri perché uno si diverte a falsificarli o perché, non so, perché c'è una psicopatologia, cioè evidentemente se qualcuno falsifica dei registri vuol dire che in ogni caso c'è qualcosa da occultare e da nascondere e anche c'è una serie di aspetti, poi se vogliamo parlarne c'è una serie di aspetti veramente inquietanti in questo processo, come in tanti altri simili, per esempio che non è stato ammesso, l'avvocato difensore della famiglia di Anzina aveva chiesto l'acquisizione di materiali come per esempio i video completi della notte in cui Aldo di Anzina è morto, cosa che non è stata concessa, sono stati dati dalla polizia penitenziaria soltanto 2 ore di filmati relativi a 2 telecamere, quando invece il pacchetto completo di quella notte sono 36 telecamere e tutta la notte di durata. E che fine hanno Tutte fatto le queste altre registrazioni? stanno in dotazione, se non sono state già, perché poi dopo un certo numero di mesi naturalmente le registrazioni vengono distrutte perché non servono più. Se non sono state distrutte, stanno in dotazione della polizia penitenziaria, alla quale l'autorità giudiziaria ha chiesto di fornire una sintesi, come se mi dicessero a me: vai a casa tua e perquisisciti, nel senso che, siccome in questo caso il processo era contro ignoti, ma chiaramente essendo avvenuto all'interno del carcere l'eventuale omicidio, ovviamente grosse responsabilità andavano attribuite alla polizia penitenziaria, è chiaramente un po' un assurdo chiedere alla stessa polizia penitenziaria, che in questo caso è indiziata l'ipotesi dei video. Per cui queste registrazioni c'erano, erano in dotazioni di capanne, le carceri di capanne, adesso non si sa neanche se ci sono più, e comunque il giudice non ha voluto acquisirle, come non ha voluto acquisire i tabulati completi delle telefonate fatte quella notte dal carcere di capanne,
Abbiamo soltanto le telefonate fatte dal telefono fisso del carcere e mentre ci sarebbero da acquisire anche tutte quelle telefonate compiute dai cellulari degli agenti e del medico di chi era in servizio in quel momento. Anche questo il giudice non l'ha voluto acquisire, non ha tenuto conto dei risultati di perizie, di controparte, molto evidenti e anche comunque che comunque in ogni caso sollevavano dei dubbi sul fatto che si possa morire di morte naturale, perché poi è sempre così, no? In carcere ce l'abbiamo cercato di rianimare e cercando di rianimare le persone, farsi rianimare in carcere vuol dire trovarsi 4, 6, 12 costole rotte, il fegato scoppiato e poi viene detto che questo è successo perché le manovre di rianimazione sono riuscite a spaccare le costole, ma può succedere qualche volta che cercando di rianimare una persona, facendo una forte pressione per cercare di fare una respirazione artificiale, può succedere che si possa inchinare una costola qualche volta, ma che tutte le volte si debba riuscire a spaccare sei costole, a spaccare un fegato intero con la rianimazione, comunque perlomeno solleva dei grossi dubbi. In più c'erano le testimonianze di ben quattro detenuti che hanno testimoniato che come minimo c'è omissione di soccorso perché Aldo Bianzino si lamentava e chiedeva del dottore fino alla mezzanotte, quando poi il dottore è arrivato invece alle 8 di mattina, è stato chiamato invece alle 8 di mattina, e alle richieste reiterate di Aldo Bianzino di vedere un dottore durante la notte, la guardia carceraria, che poi è quella imputata in questo processo, a detta degli altri detenuti, gli ha risposto, smetti di rompere, non mi ricordo l'espressione, comunque un'espressione volgare, smetti di rompere che il medico tanto bene che vada te lo chiamiamo domattina. Infatti così è successo, soltanto che quando il medico è arrivato la persona era già morta e quindi non ha potuto aiutarla in nessun modo. E niente, questo è un processo emblematico in cui vediamo proprio sia emblematico perché emblematico, per il motivo per cui poi alla fine questa persona è stata portata in carcere, perché questa è una persona arrestata insieme alla moglie, lasciando in casa un figlio minore con la nonna anziana, per che cosa? Per delle piante di canapa nel giardino, cioè non per un reato. Deve essere stato preso in flagranti in un reato che produceva vittime o produceva danni a qualcuno. La persona che coltivava nella sua proprietà privata delle piante invece che delle altre, e questo ha fatto sì che fosse immediatamente tradotto in carcere sia lui che la moglie. È emblematico per appunto il tipo di morte che lui ha subito poi in carcere, che purtroppo ci richiama a tante altre morti simili. Io forse tutti i nomi non li ricordo, però. Eli Antonio, Michi Gatti, Frapporti, Uva, cioè ci sono una serie, poi quelli sono quelli conosciuti, magari ce ne sono anche tanti che noi non conosciamo, Cucchi, perché magari non hanno una famiglia che è riuscita a difenderli, magari sono extracomunitari che quando muoiono nessuno va a guardare nemmeno perché sono morti o che cosa possa risultare dall'autopsia. Quindi è una serie infinita di questi tipi di processi nei quali poi purtroppo c'è anche una bella disparità tra le parti al momento, appunto, viene chiesto alla stessa agente penitenziari di produrre il video, per esempio, vengono falsificati i verbali, ci sono sempre continuamente, anche nel caso a Giovanni, che si è concluso da poco anche quello, anche lì e lì sono state condannate gli agenti penitenziari, no, non penitenziari, questi erano agenti della polizia stradale, mi sembra, anche dei carabinieri, cioè, polizia, la questura, sì. Agenti di polizia che lo hanno ammazzato di botte, non in carcere, ma nemmeno in carcere l'hanno portato, ma in un giardino pubblico. E anche lì naturalmente c'è tutta una falsificazione di tutte quelle che sono i verbali, gli orari, tutto quello che è successo quella mattina è stato completamente falsificato, e questo posso dirlo perché viene detto non da me, ma in un processo di primo grado e poi confermato in un processo d'appello. Per cui comunque le guardie. Oh, bene, bene. Bisogna vedere, sai, non è soltanto il problema di Berlusconi, molto probabilmente Berlusconi di per sé può darsi anche che sarebbe stato anche migliore del Dipartimento Politica Antidroga che ha messo in piedi, e che purtroppo ha messo su questo Dipartimento attuale, io non so se avere speranze o meno, bisogna vedere chi viene dopo Berlusconi, può venire anche di peggio tranquillamente, perché poi al peggio non c'è mai fine. E d'altra parte io sono una persona che per generazione e per età ha aspettato per anni e anni e anni che venisse un governo di centro-sinistra, sperando e convinta che avrebbe sicuramente comunque messo mano immediatamente alle leggi sulle droghe, poi quando c'è stato io non ho visto proprio un bel niente e quindi diciamo che grosse speranze per il futuro io continuo a avere, se no non continuerei a portare avanti questa battaglia, però grossi spiragli
Justice Spiragli non si vedono, siamo obiettivi, si vedono a livello mondiale molto di più. Per quello che riguarda l'Italia siamo molto indietro, il dibattito pubblico è cominciatissimo, ma ancora rimane molto chiuso. Molto probabilmente la popolazione secondo me è pronta, perché poi quando parli con la gente, appunto la gente comune cosiddetta, negli autobus, nei bar, negli uffici, dove vai, poi la maggior parte delle persone, se anche per conformismo il più delle volte interrogata si dice immediatamente assolutamente contraria alle droghe eccetera, poi ti approfondisci e fai un discorso un po' più diciamo conviviale, la maggior parte delle persone hanno ben chiaro. Claudia, ben chiaro. Intanto se ci puoi rimandare il tuo video che si è bloccato. Sto cercando di rimandarlo, ma non riesco a rientrare nella pagina dalla quale te lo dovrei rimandare. Non ti riesco a trovare la conversazione. Fantastico. Che stiamo avendo. Intanto c'è Eccola. Un'altra domanda. Okay. Dovrebbe essere arrivato. No. No, e qua qui chiede, ecco, sta caricando. Però poi compare la foto. Claudia, tra i radicali i giovani sono praticamente assenti. Ecco, è arrivato il video. Non credi che rilanciando la campagna antiproibizionista si potrebbe recuperare consenso tra gli under 30? Vabbè, questa è una domanda retorica, perché sì, sicuramente Edoardo, che mi conosce, sa benissimo che io penso proprio questo. D'altra parte non è neanche vero che i giovani non sono presenti. Io qui in Argentina ne vedo circolare diversi. Ne ho conosciuti per esempio a Caserta, quattro ragazzi, tutti piuttosto giovani, e devo dire che infatti la maggior parte dei giovani che si avvicina e che io vedo poi qui, anche che si sono avvicinati nel corso di questi 3 anni che sono a Roma, a Radicali Roma, i ragazzi che arrivano alle riunioni del martedì sera di Radicali Roma, una buona percentuale dei giovani vengono proprio richiamati dalla politica antiproibizionista e dai discorsi antiproibizionisti che sentono fare dal Partito Radicale ormai da decenni. Per cui sì, certo che è così sicuramente, e speriamo di riuscire sempre di più. Io oggi ho fatto un intervento al comitato e ho un po' lamentato l'assenza, perché noi abbiamo fatto un congresso l'altro anno come radicali italiani, di proprio abbiamo fatto un congresso dove alle spalle noi aprivamo il congresso con uno striscione dietro scritto enorme antiproibizionismo, però poi nel corso di tutto un intero anno, e questo gli ho detto oggi proprio nel corso dell'intervento, non siamo riusciti a mettere in piedi, non solo mi pare come radicali italiani, forse nessuna iniziativa sull'antiproibizionismo, o se non nessuna quasi, ma nemmeno il gruppo operativo che doveva partire, poi in realtà non è mai partito, e mentre gli altri comunque che abbiano fatto o non fatto si sono formati. Questo non si è formato, e questo nonostante più volte io mi sia offerta di dare una mano, sostenere, aiutare con tutto il bagaglio di esperienze e di contatti che mi porto dietro dopo 3 anni di attività di ARA. Per cui da parte mia c'è stata la piena disponibilità, purtroppo non siamo riusciti come radicali italiani a mettere in piedi, e questo assolutamente per me non è nemmeno concepibile. Infatti auspico, mi auguro e farò tutto il possibile perché il prossimo anno invece noi si sia in grado di affrontare anche a livello di iniziativa politica concreta questo argomento. Io parlo proprio del livello italiano, come ho detto oggi in intervento in comitato, non tratto l'argomento transnazionale perché lì abbiamo già l'opera continua, costante, decisiva di Perduca e della Lia, per cui io non l'affronto, ma sono ben contenta di quello che sta facendo lui e gliela lascio a lui. Americano ti chiede quanti voti hai avuto a Caserta. Ah no, a Caserta, guarda, a Caserta abbiamo avuto una veramente un risultato pessimo dal punto di vista numerico. Io questo non me ne vergogno affatto, questa domanda mi è stata fatta anche in direzione, io ho risposto. Abbiamo avuto lo 0,02% come lista e lo 0,08% come capolista Olga Forse, che è la capolista della nostra lista. Però come ricordavo anche oggi nell'intervento, anche oggi è intervenuta anche Luca Bove da Caserta, cioè noi abbiamo affrontato una situazione che già soltanto il fatto di averla affrontata è stata un'iniziativa grande, che io rivendico veramente con orgoglio. Io tra l'altro torno a Caserta questa settimana perché c'è il congresso di Radicali Caserta. Non ho nessuna intenzione di mollare questa esperienza, penso anche di arricchirla e di approfondirla nel corso dei prossimi mesi e anni, perché è proprio in quelle zone che noi bisogna essere presenti. Io sono anche convinta che per pochissimi voti sono così pochi, anche perché io ho testimonianze dirette di una serie infinita di brogli elettorali, che d'altra parte è ovvio che vengano fatti, perché se vengono fatti i brogli in sede di presentazione di liste, cosa che io ho visto con i miei occhi e che abbiamo denunciato, è ovvio che vengono fatti anche poi in sede di scrutinio. Però non voglio assolutamente giustificare e dire voti li abbiamo avuti, ma
non risultavano perché ce l'hanno nascosti. Penso che sia anche così, penso che ci siano stati anche diversi voti nostri che non sono apparsi. Penso che ne avessimo un po' di più, non tantissimi, ma un po' di più. Comunque anche la presenza ci raccontava oggi Luca che è andato a presentare la dichiarazione di spesa delle spese elettorali a Caserta e l'impiegata è rimasta attonita e ha detto: ma lo sa che in tutti questi anni è la prima persona che si presenta per fare rendiconto delle spese elettorali, cosa che a Firenze, perché noi gli avevamo mandato il resoconto, mi hanno fatto chiamare dalla Corte d'Appello. Cioè a Caserta invece succede che Luca Bove, il nostro compagno radicale di lì, era la prima persona che si presentava a fare rendicontare le sue spese elettorali. In tutti quegli anni l'impiegato era attonito e non si rendeva conto di quello che avrebbe dovuto fare. Diceva a lui: ditemi voi come devo fare, perché è la prima volta mi trovo di fronte a un caso del genere, c'è cioè qualcuno che viene a portare. Quindi è una situazione estremamente difficile. Ti dico, io, ripeto, americano può fare tutte le battute che vuole e l'informazione per pannella, non voglio metterla come giustificazione, assolutamente. Io abbiamo preso lo 0,02, questo è il risultato e non c'è motivo di vergognarsene, anzi abbiamo avuto il coraggio di presentare una lista elettorale autonoma a Caserta e questo non è poco e ne sono molto contento, ne presenteremo anche altre e comunque è una maniera anche di farsi conoscere, una maniera di uscire sui giornali perché noi siamo usciti, devo dire, quasi tutti i giorni, abbiamo lavorato molto, io e Olga, che era la mia candidata sindaca, Olga Corse, moltissimo sui giornali, scrivendo, mail, telefonando. Ogni volta che loro mettevano i tre candidati istituzionali non facevano menzione degli altri tre, eravamo noi, poi c'era un professore universitario di una lista, diciamo, di centro-sinistra, però società civile, tra virgolette, poi c'era un rappresentante di Forza del Sud, eravamo i tre, le tre scartine, insomma, i tre non di regime veramente, per cui molte volte venivano detti i tre candidati sindaci, venivano citati soltanto i tre principali. Per cui poi a forza di telefonate, di gentili mail, ma molto ferme, ma anche molto gentili, devo dire che siamo usciti quasi tutti i giorni con i nostri comunicati su svariatissimi argomenti, non solo sull'antitradizionismo, sulla disoccupazione femminile, sull'impresa, sul turismo, su una serie di temi Claudia, che abbiamo... Dimmi. pensavo di aggiungere anche Gianni e Stefano a questa conversazione, che ne pensi? Bene, aggiungete, va Allora, benissimo. aggiungiamo Gianni e aggiungiamo anche Stefano. Accomodatevi. Allora, vediamo se c'è Stefano, non lo Benvenuti. vedo però. Stefano non c'è online. Benvenuti. E Gianni, ci sei? Io sì, mi senti? Perfetto, sì, ti vedo. C'è anche, ovviamente, Claudia, ci rimandi il tuo video, che sei... Sto cercando, ma non regge, non so perché, sono molto vicino adesso al modem, sicché Ok. non saprei proprio cosa, non saprei cosa fare, lo rimando. Sembra che carichi e poi dopo va via. Ecco, ora l'ho rimandato, però non so quanto rimane. Ora dovrebbe essere andato. Sì, sta caricando, sta caricando. Ma mi ha fatto ridere Senti, Roberto Marzialetti in chat, tutto qui. che No, no, niente. dice? Come niente, ora da No, vedere. no, 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 non dice nulla, a meno che non resti atto alla registrazione. Allora, Gianni. Allora, Gianni. Pronto? Io ci sono. Io ci Claudia? sono. Io ci sono. Non fare la curiosa che subito vai a spiare. Ah, vieni Io? nella chat dico. Vabbè, non ci ho capito nulla alimentare. Che mangi? Sei tu che mangi? Ma io non ci faccio caso. A me che va benissimo. Mangio, mangio, vabbè. Buon appetito anzi. Allora, ti lascio nelle grinfie di Gianni Colacione, Ah, ecco, eh? E allora. mangi, buon appetito. E torno tra 10 minuti e un quarto d'ora. Vado a fumare una sigaretta. Portaci una fregnetta anche a noi. Va bene. A dopo. Dopo. Ciao. A dopo. Allora, Ciao Claudia, Gianni. Intanto come stai, prima di tutto? Bene, grazie. In che Bene, parte sono qui. del pianeta abbiamo capito che sei tu l'Argentina? Sono nel salone di Argentina. Dove dovreste, se questo accidente di video riuscisse a caricare, vedreste che dietro di me c'è lo sfondo del salone con monaci tibetani, no tibetani, come sono lì. I monaci e Sì, Ratzinger che spuntano in mezzo con le scarpine sì, sì. Prada. Vabbè, ma non è importante, insomma, andiamo sulla fiducia. No, volevo chiederti se ci potevi dare con qualche espressione il segno dell'atmosfera di questo comitato.
Guarda, questo commentato è stato un po' strano, sinceramente, un po' strano perché? Perché abbiamo aperto con la relazione di Mario che ci richiamava ai temi principali di questo comitato, che erano, a detta della relazione iniziale, l'amnistia, cioè l'amnistia nel senso della battaglia, l'iniziativa sull'amnistia di Marco Pannella, di Tabernardini, eccetera, 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 e sul congresso di radicali italiani che è annunciato e si svolgerà, a quanto ho capito comunque, fino adesso a fine ottobre, inizi di novembre. Dopodiché a un certo punto una serie di interventi, prima di Cappato, poi di Maria Antonietta Farina Coscioni, poi di Pannella stesso, hanno virato un po' completamente l'argomento del comitato a interessarsi e a essere coinvolto invece nella preparazione del congresso del transnazionale. E quindi c'è stato un po' un cambiamento del tema centrale del comitato, e abbiamo cominciato appunto perché Pannella sembrava che nell'intervento di sabato pomeriggio, il suo intervento di sabato sera, sabato pomeriggio, cioè sembrava, tutti abbiamo capito, e poi è registrato che qui questi problemi non ci sono, che lui proponesse di unificare i due congressi, i radicali italiani e il transnazionale. Per cui c'è stata una serie di riflessioni su questa possibilità, che poi però alla fine la mozione generale non è stata recepita, a quanto io ho capito. Poi Marco è intervenuto la mattina di domenica dicendo che no, non aveva detto del tutto questo, ma insomma in qualche maniera io non ho ben capito, cioè ti devo dire la verità, Gianni, non ho capito io da quello che ho sentito per Radio Radicale mi pare che lui abbia precisato che non parlava di unificazione dei quattro invece sì ne parlava, perché voglio dire comunque le parole erano chiare, comunque sia noi. Era praticamente sollevava il problema della concomitanza oppure insomma della vicinanza di questi di varie happening, diciamo così, radicali, da un punto di vista anche economico per il militante, da un punto di vista di tempo. Ma questa ha perfettamente ragione, d'altra parte però sì, i tempi sono anche quelli che ti fanno programmare prima, nel senso che comunque a questo punto il congresso di radicali italiani è stato annunciato già da diversi giorni, le persone hanno già prenotato, le persone hanno già preso i giorni di lavoro, hanno già chiesto alle babysitter di tenere i figli, cioè c'è una serie di cose già avviate. Pensare di poter fare il transnazionale direttamente a fine ottobre è impensabile, perché richiede un lavoro di preparazione e per quanti radicali poi riescono a fare miracoli, 20 giorni io penso proprio che non possano bastare assolutamente. D'altra parte, quando Marco a un certo punto è uscito annunciando il congresso del transnazionale a dicembre, che non è molti giorni fa, questo è successo 15 giorni fa diciamo più o meno, e lo ha annunciato con decisione definitiva come data l'8 dicembre mi sembra, già si sapeva comunque che andava a sovrapporsi a altri impegni, comitato, congresso radicali italiani, congresso Coscioni, congresso certi diritti, era già nella natura delle cose, era ovvio fin da allora. E allora torna fuori poi uno dei problemi che spesso sentiamo qua dentro, almeno io sento, magari io sbaglio in pieno a sentirlo, però lo sento, che è il problema che per organizzare degli eventi che abbiano possibilità di riuscita sia dal punto di vista mediatico che dal punto di vista di partecipazione delle persone, oggi come oggi non è più come negli anni 70, ma bisogna cominciare a prepararli un mese, due mesi prima, non è che si possono preparare in 15 giorni in maniera estemporanea come magari era possibile in anni precedenti. Oggi le persone hanno le agende piene, hanno i tempi contingentati, per cui per riuscire a mettere in piedi delle panel di discussione, delle convegni, qualunque tipo di dibattito, bisogna partire prima e organizzarsi prima. È un po' quello che è successo poi con le tre giornate antiproibizioniste che Mario Stadevini cercava di organizzare, però purtroppo poi è partito veramente in ritardo, che poi è bastata la defezione di un cantante per mandare all'aria tutto. Mentre magari se uno parte un po' prima con dei mesi di anticipo, se anche poi manca una persona di quelle che aveva detto che veniva, ce n'è una serie di altre con le quali tu già hai preso contatti, con le quali già hai fissato, e quindi è questo un po', questo difetto è un po' presente in tutto quello che è la parte organizzativa del partito. Non è una cosa che dipende soltanto da qualcuno o che soltanto qualcuno porta avanti, è proprio una metodologia, dal mio punto di vista, errata per i risultati, mica per un discorso morale o tecnico, è errata per i risultati, perché poi si rischia di mettere in piedi delle cose che vengono messe in piedi in 7 giorni, 15 giorni, però non hanno
di rilievo, il risultato, non c'è il tempo di pubblicizzarle, non c'è il tempo di informarne tutti quelli che dovrebbero esserne informati, per cui un po' anche in questa occasione, cioè, si annuncia il congresso internazionale a dicembre, poi si annuncia quello di radicali italiani a fine ottobre, e poi si dice che si fanno insieme, cioè bisogna che a un certo punto decidere e tenere ferme delle decisioni, forse in questo senso può essere compresa la decisione di radicali italiani che poi addirittura dalla mozione ha cancellato l'ultima riga, le ultime tre righe, che erano le uniche tre righe in cui si prendeva minimamente in considerazione la proposta di Marco. Erano state messe molto probabilmente la sera, quando c'è stata la direzione, come riconoscimento comunque la proposta di Marco, visto che la mattina... spiegaci un pochino bene questa cosa. Cioè, qui sul tavolo trovo la versione della mozione, perché ci sono tre righe finali della mozione generale che sono state levate proprio nel corso delle votazioni e che era l'unica parte in cui in qualche maniera si recepiva la proposta di Pannella di... Se questa. Sì, è questa, ma qua già mancano le ultime tre, qua già mancano le ultime righe che sono state levate, però si diceva semplicemente che, visto che si era manifestata, no, come se fosse scesa dal cielo, si era manifestata l'opportunità di poter unificare i due congressi, radicali italiani prendeva in considerazione di immediatamente diciamo studiare la possibilità di fare. Eccolo qua. Allora, le ultime quattro righe della mozione, che non ci dovrebbero essere più in quella invece votata ed approvata, dicono: il comitato infine, considerata l'opportunità manifestatasi durante i suoi lavori di tenere il prossimo congresso di radicali italiani nella medesima sede e nel medesimo giorno di quello del partito radicale, dà mandato agli organi dirigenti di verificare nell'immediato con il partito la possibilità di convocazione congiunta dei congressi della galassia radicale. Cioè non recepiva in pieno la proposta, però accettava la possibilità immediatamente insieme al partito di vagliare le possibilità di unificare i due congressi, ed era l'unico punto in cui in qualche maniera si recepiva la proposta di Marco. Queste quattro righe appunto sono state poi, io ti dico la verità Gianni, non ho visto che proposta di chi sono state levate, perché ero di sopra e non ho seguito questa parte dei lavori. Ma che tu sappia, questa proposta fatta, questa proposta poi in qualche modo è stata smentita, fatta da Marco. Sì, è stata sentita, insomma, tutti l'abbiamo sentita, quindi non è che... Sì, no, infatti è stata una cosa che un po' c'ha anch'io ho sentito Marco Marchese, che insomma in qualche modo era, in questo senso aveva capito. Io poi purtroppo, come tu sai, avendo un neurone solo, anche la chiacchierata domenicale io me la sento, me la risento, poi lunedì e poi... Quando comincio a capire... Io devo sentirla, guarda, appena finisco con voi mi sento la conversazione per l'altra, perché sono curiosa di sentire poi cosa ha detto Marco sul comitato. No, volevo chiederti se questa cosa era stata oggetto, perché so che c'è stata anche una direzione. In direzione Marco Pannella non ha partecipato, per cui è stata fatta questa mozione generale che ti dico, appunto, che per il resto è identica a quella approvata, per cui potete andare a vedervela tutti. Che rimane un po' nel vago, perché alla fine qui non viene ribadita la data del congresso di radicali italiani, se te guardi parla in due punti del congresso, però non lo puntualizza, per cui comunque si lasciava una via d'uscita alla possibilità di cambiare in questa mozione. E in fondo, nelle ultime quattro righe, si recepiva proprio la proposta. Levate queste ultime quattro righe, alla fine la proposta non trova posto nella mozione, e il fatto che non si faccia riferimento alla data può passare anche semplicemente come un particolare non influente e non determinante. Ma che tu sappia, no? Tanto per illustrarci come finestra, diciamo, come inviata di radicale al congresso, al comitato, questa mozione come è stata inserita? C'è stata una procedura? Sono state raccolte delle firme? Sono state... Sempre, no, certo, ci mancherebbe. La mozione generale in genere, a quello che io ho visto, a tutti i comitati, ma anche a tutti i congressi da 10 anni a questa parte che vi partecipo, la mattina viene naturalmente fatta circolare e raccoglie le firme delle persone del comitato. No, queste righe che poi sono state levate, che sono state tolte, queste righe io a un certo punto ho sentito, ma ti dico, ero di sopra e non ti posso dire particolari, però ho sentito, okay. Mi sembra Giulia che è la presidente del comitato, che diceva che c'è un emendamento, una raccomandazione nella quale ci viene chiesto di levare queste righe, e noi
la presidenza consente a levarle, praticamente, è stato questo. Queste erano state scritte, ha detto lei, dai, ha fatto i nomi di chi le aveva scritte, quindi per andare a ricercarsi poi l'intervento di Giulia in sede di lettura di mozione, è stato chiesto di levarle e loro hanno accettato, senza bisogno di votare né di niente, hanno accettato di levare queste ultime 4 righe. Però chi ha fatto questa proposta di levarle, non lo so, sinceramente, davvero, non te lo so dire. Vabbè, ed è praticamente un levarle che vuol dire, almeno io, come l'ho capito io, vuol dire il congresso di radicali italiani rimane fissato, come si era detto, punto, basta, stop, non c'è più niente da discutere. Che può essere anche è pienamente legittimo, ci mancherebbe, perché non è no, che... No, ma poi anche perché sarebbe veramente esiziale. Si fa un congresso e poi arriva, allora votiamo che, come ci dice Marco Pannella, facciamo, a me va benissimo, perché io voterei sì, non è che c'è problemi, però... Facciamo, cioè voglio dire, facciamola in maniera corretta, perché non è possibile, certo, che si cambia che un soggetto radicali italiani, fra l'altro, si debba vedere smontato un comitato praticamente dai piedi ai capelli, perché lo apre con un argomento e poi in corso d'opera gli viene cambiato sotto mano, praticamente in qualche modo è stata un po' una... A volte si dice che i radicali italiani si vuole occupare troppo del TRT o troppo poco, c'è tutta una serie di polemiche infinite. Però in questo caso veramente radicali italiani, il comitato è stato in qualche maniera usato per cose che non sono pertinenti ai radicali italiani, alla fine. Perché se si vuole parlare del congresso del PRT si riunisce il Senato o si riunisce le persone che se ne occupano, ci sono una vasta gamma di indirizzari di persone che se ne occupano e se ne discute alla fine con loro o con i soggetti federati. Però non è il comitato di radicali italiani la sede dove discute, almeno secondo me, però è intervenuto Cappato, ed è stato lui che ha dato il là a questo cambiamento d'argomento, perché nel suo intervento ha detto chiaramente: io penso che invece il punto centrale di questo comitato debba essere il sostegno e la presa di responsabilità sulla convocazione del congresso del PRT. Ho capito. Poi chiaramente poi anche... Ho sentito anche il tuo intervento, che è stato molto interessante, e proprio nell'ottica, diciamo, di trovare un link tra l'attività tra virgolette nazionale e il PRT, il transnazionale, hai certo posto proprio il tema dell'antiproibizionismo come un collegamento. Per me uno dei link, infatti, per me uno dei link principali. Poi, collegandolo alle carceri, io ricordo anche quello che spesso Marco ha detto negli ultimi mesi: facciamo il congresso del transnazionale dentro un carcere, cioè conservando quella battaglia sulle carceri e sull'amnistia, ma ampliandola a un livello che vada oltre il livello nazionale. E questo mi trova pienamente concorde, perché poi l'attenzione agli ultimi c'è di mezzo, perché poi in carcere ti capisci di più, come per il proibizionismo del resto, chi poi ne soffre maggiori conseguenze e chi viene trattato in maniera più ingiusta e più contro le regole sono chiaramente i poveri disgraziati, perché questo lo vediamo continuamente. C'è una serie di fatti di cronaca recenti, c'era Tarantini che girava tutta l'estate con una quantità che andava dagli 80 grammi al mezzo chilo di cocaina, l'ha dichiarato pubblicamente, l'ha detto ai giudici, gli hanno forse fatto un test antidroga, gli hanno forse levato la patente, non è successo niente. Questo è Tarantini, per esempio, no? Sì. Adesso è sotto processo per altre cose, proprio quello sembra una cosa normale. C'è un'infinita serie di... sta come un certo timore probabilmente nel far emergere che in certi ambienti ci sta un giro di sostanze che per dei comuni mortali... Far emergere, lo sanno anche i cani e i gatti, lo sanno anche nei paesi di provincia, capito? C'è pure a far emergere. Poi quando ci fu per esempio gli scandali delle discoteche milanesi, lì c'è una lunghissima serie di ragazze, soubrette, escort, chiamale come ragazze, una lunghissima serie di ragazze che hanno detto sì, certo, io andavo a tirare in bagno, al number one, in discoteca, si faceva di cocaina nei bagni, però quello che non è mai venuto fuori è con chi queste ragazze li facevano, perché non è che andavano le ragazze da sole in bagno a tirare, voglio dire, poi alla fine chiaramente c'erano anche dei signori che tiravano con le signorine, no, ovviamente, perché nella natura delle cose che sia così. Però è venuto fuori il nome di un tronista di Maria De Filippi, uno sportivo, cioè due, su decine e decine di testimonianze di ragazze che facevano uso di cocaina nelle discoteche, e con qualcuno quest'uso l'avranno fatto. Io non credo che sia una cosa solo femminile, anche nelle discoteche le ragazze da sole, ma neanche appunto, cioè porca, per esempio, no? E poi comunque sono forniture abbastanza costose.
continuano a lavorare nei programmi televisivi che hanno avuto, cioè c'è l'amica di Nicole Minetti che si chiama Polanco, che è una di Santo Domingo, una ragazza di Santo Domingo. Nella macchina che Nicole Minetti aveva prestato alla Polanco è stato trovato 12 kg di cocaina, 12 kg di cocaina che non sono un, per uso personale bastano per 20 anni 12 kg di cocaina, no, tanto per spiegarsi. Certo. Io non ce l'ho affatto con chi poi si fa di cocaina, non me ne può importare di meno. Per me se la consuma e non rompe le scatole agli altri non mi dà nessuna noia, però la disparità di trattamento chiaramente risalta agli occhi, perché se nella macchina che io presto a una di Santo Domingo trovano 12 kg di cocaina, io butto via la chiave, ragazzi, cioè non c'è verso, dovete venire a portarmi le arance e non credo che avrò grosse possibilità di vedere il sole, come si dice, per i prossimi 6 anni, ma forse anche di più, perché 12 kg, poi Santo Domingo comincia a essere spazio internazionale, cioè alla cricca di Giovanardi basta e avanza per mettermi in carcere e buttare la chiave. Questa signorina invece, con la quale non ho niente da dire, però è stata assunta di recente in una televisione privata, guadagna 12.000 euro al mese per fare un programma, va benissimo, però la differenza poi è troppo grossa con appunto gli ultimi, e si torna al discorso di prima, che poi mi fanno la fine di Pianzino in Italia o altri fini in altre parti del mondo, perché sono loro che subiscono più le conseguenze di tutte le varie violazioni di legalità, di tutte le varie cose in cui la legge non è affatto uguale per tutti. Quindi questo certamente che è un legame tra la politica transnazionale e, certo, e la politica nazionale. Certo che sta il legame, è quello che io cercavo di sviluppare in fondo al mio intervento, ma purtroppo 15 minuti erano passati, non è che si poteva. E proprio anche tutti questi legami, a volte ci sono delle parole che ricorrono, no? Come la morte naturale che è quella, sì, che fanno i detenuti in carcere, la morte naturale che è quella che certificano a casetta i medici quando uno muore di leucemia, di tumore alla tiroide accanto alla cava che ha fatto la discarica per 30 anni per i rifiuti tossici radioattivi, e il medico certifica morte naturale. Non esiste un registro delle morti sospette, perché ci sono alcuni tipi di tumori e di malattie che fanno pensare a dei tipi di rifiuti, perché ormai c'è una certa casistica, non esiste in tutta casetta e provincia, pur con tutti i problemi che ci sono relativi a questo, non esiste un registro di questo tipo di morti. La morte naturale che si citava nel caso di Eruan Englaro, che secondo i proibizionisti, in questo caso sull'eutanasia o comunque sul fine vita, doveva essere quella di morire dopo 30 anni in quelle condizioni in un letto di tensione praticamente. Cioè questo discorso della morte naturale ricorre, sana, perché è una parola che ricorre in tanti temi, che poi sono temi tutti che hanno a che vedere con tutto il mondo intero e non soltanto con la realtà italiana. Qui noi abbiamo in più il Vaticano, però in altri posti hanno regimi forse anche peggiori del Vaticano. Se pensiamo al Vietnam, alla Cina, a tutti questi, non hanno dei regimi religiosi, però hanno dei regimi veramente spaventosi. Sono posti dove sono polizia... altre chiese, poi ognuno ha la sua chiesa, insomma. Sì, ognuno ha la sua chiesa, certo, ci sono anche delle basi religiose, però la Cina, insomma, per esempio, la Cina è un posto dove teoricamente, da quando c'è stato Mao, assolutamente la religione è stata bandita dallo Stato, dopo che il presidente Mao cacciò tutti gli spiriti volpe dal territorio della Cina, perché fra i suoi... Tra le sue, sì, no, io infatti parlavo delle chiese particolari. Era uno sciamano praticamente, lui cacciò, certo, arrivò e disse io personalmente caccio tutti gli spiriti volpe, per cui non avete più bisogno dei preti taoisti, che erano quelli che cacciavano gli spiriti volpe prima, e questa fu la scusa poi per epurare tutti i preti taoisti, che a lui stavano antipatici, taoisti, e lì praticamente distrusse tutti i monasteri, e anche quelli subivano una bella repressione. No, ma infatti io parlavo delle chiese, le chiese partito unico. Per essere autoritari e proibizionisti, insomma. Certo, certo, ma infatti è proprio di quelle chiese laiche, mi riferivo proprio alle chiese partito unico, alle chiese laiche, alle chiese che comunque, esatto, che incarnano, esatto, insomma, la proibizione dello Stato in qualche modo, o davanti a una croce, o davanti a una falce e martello, o davanti sempre... Infatti poi non è un caso che in Cina ci sono storie agghiaccianti sui tossicodipendenti che vengono mandati a curarsi in delle comunità che, se possibile, sono ancora peggio di quelle che abbiamo noi, nel senso che in Cina i tossicodipendenti vanno ai lavori forzati, con i lavori forzati e con le botte, gli elettroshock, cioè delle cose proprio medievali, vengono rieducati a non essere più tossicodipendenti. Quindi ci sono poi tante cose che si collegano e si connettono. Certamente il tema del carcere poteva essere quello che in qualche maniera ci permetteva, secondo me si è preso per tempo e si è organizzato per tempo, però ci permetteva in qualche maniera di unire, forse anche di fare
un'occasione unica, anche se il congresso internazionale andrebbe fatto all'estero, io so che non ci sono i soldi per farlo all'estero, che non ci sono le sedi, che non ci sono i posti. Ma mi pare che Pannella sarà, diciamo, attivato per la Tunisia, o mi sbaglio? Era stata ventilata Vienna, era stato ventilato Cipro, altri posti dell'Europa dell'Est, non mi ricordo quali, insomma sono stati detti vari posti. Poi in realtà molto probabilmente nessuno ci ha lavorato abbastanza da riuscire a portare a termine, io dico nessuno proprio in senso generale, perché poi per me non esistono colpe specifiche, sono dinamiche di gruppo che a volte non funzionano per tanti motivi che non dipendono dalla volontà cattiva di qualcuno, perché alla fine io penso che veramente chi non vuole fare il congresso internazionale non ci sia nessuno, perché tutti si rendono conto che se non lo facciamo ormai la galassia è talmente poco chiara nella sua composizione e nei suoi rapporti fra soggetti che c'è bisogno di un momento per il congresso internazionale. Lo vedo anche come un momento in cui riusciamo a chiarire un attimo appunto i rapporti, le connessioni, le interdipendenze, cosa ci deve essere e cosa non ci deve essere, per cui sarebbe opportuno. È stata richiamata più volte in questo comitato l'idea delle assemblee di tutti i soggetti, cioè non un senato del transnazionale che è molto ristretto, ma delle assemblee di iscritti dove si possano incontrare gli iscritti alla Coscione, con gli iscritti al PRT, con gli iscritti a Nessuno Tocchi Caino, dove si possano incontrare tutti gli iscritti alla galassia, che è un'idea che gira da tanti anni. Io l'ho sentita più volte proporre da Michele De Lucia nel corso dei suoi interventi, anch'io molte volte ho trovato che sarebbe stata un'ottima idea riuscire a fare delle riunioni di questo genere, fatta ovviamente alla tara di tutti coloro che sono iscritti al pacchetto unico e quindi sono le stesse persone. Sì, certo, ci sono quelli che in questa maniera magari anche potrebbero evitarsi di disperdersi in quattro incontri diversi, ma potrebbero partecipare a uno dove ci vediamo tutti insieme, no? Per cui certo, a maggior ragione. Certo. Poi ci sono anche quelli che si sovrappongono, certamente, ci sono sì, quelli a pacchetto. E c'è stata anche un po' di discussione sull'iscrizione a pacchetto, perché all'inizio il comitato si è aperto quando ancora non era successo appunto questo cambiamento di tema, durante la relazione del tesoriere di Michele De Lucia, quindi proprio all'inizio, a un certo punto Michele, come fa da diverse volte, si è messa a fare una relazione non soltanto di Radicali Italiani ma anche dei bilanci degli altri soggetti, e a un certo punto parlava dell'associazione Luca Coscioni e Cappato l'ha interrotto dicendo: vabbè, dacci una mano e iscriviti anche alla Coscioni, no? E sì. Michele ha detto chiaramente in pubblico, per cui si può dire, perché ha detto lui, dice: io spingo a fare i pacchetti perché sono tesoriere, ma io non lo faccio perché alla Coscioni non sono iscritto, che insomma, è una cosa piuttosto grave. Se noi arriviamo al punto, non è vuole essere una critica a De Lucia in particolare, vuole essere un esempio di qualcosa, se arriviamo al punto che è normale che il pubblico ti dice: io spingo gli altri a fare i pacchetti ma io non lo faccio perché non mi iscrivo alla Coscioni, è una cosa che uno può anche fare ma andare a dire durante, è una cosa normale che si può dire come mica tanto normale. È vero che ognuno si dà quello, è anche vero che un tesoriere ha responsabilità e che non è bello dire in pubblico alla gente che si è fatto il pacchetto magari a fatica, perché si fa fatica a pagare 590 euro, non è bello dirgli faccia: io che sono il tesoriere sono il primo che col cazzo che l'ho fatto perché la Coscioni non mi scrivo, cioè insomma sono conflitti che poi sarebbe bene che venissero risolti in qualche modo, magari anche con l'aiuto delle basi di questi soggetti, perché magari le basi, vedendosi in delle occasioni comuni, potrebbero anche dare il loro contributo a comporre una serie di discrepanze, conflitti, sensibilità diverse, chiamate come vuoi, che finché restano a livello dei dirigenti non trovano assolutamente una composizione. Magari proprio delle occasioni comuni potrebbero servire anche a questo. Certo, ma un altro dei temi che ho sentito appunto in questo comitato, sempre grazie a un grande contributo di Radio Radicale, è stato un pochino il discorso PD sì, PD no, usciamo, non usciamo e così via. E nell'ambito appunto di questa discussione, adesso io non mi ricordo chi è stato di preciso, però mi ricordo che è stato sollecitato Michele De Lucia a dare dei dati in modo abbastanza netto su quanto Radicali Italiani e praticamente anche tutta la galassia dipendesse economicamente dagli eletti.
quanti fossero... Sì, esatto, l'ho sentito. Ed è stato detto che i radicali italiani, zero, ha detto Michele De Lucia, per quanto riguarda i radicali italiani si avvale delle tessere dei deputati, ha detto. Se invece volete sapere quanto danno al partito, chiedetelo al partito. Lui in questo caso non ha dato una risposta, anche un po' strano, perché se mi fai all'inizio delle tue relazioni, mi dai sempre la relazione anche dei bilanci degli altri soggetti, alla fine potresti anche rispondere a una domanda così, no? Cioè, tutto sommato, una tua domanda. Invece lui ha preferito, ma giustamente, ha preferito dire quello che riguardava i radicali italiani, cioè che non va ai radicali italiani il contributo dei parlamentari. D'altra parte, i parlamentari, è vero che non sono parlamentari eletti con i radicali italiani, sarebbe anche strano se andasse il contributo ai radicali italiani, no, il contributo molto probabilmente va al partito, che poi lo distribuisce secondo i criteri che il partito Pannella, Turco, quelli che sono i presidenti, vicepresidenti, Pannella, Turco, Pecacci, Cappato, Pertuca, mi sembra che sono per adesso gli organi dirigenti, fino a che non facciamo un congresso, e loro poi decidono come suddividerlo e come spartirlo. Io non so in che misura passino poi i soldi tra un soggetto e l'altro, e non lo voglio nemmeno sapere, cioè Gianni, per carità, non entriamo, anche perché veramente non sono in grado di sapere nessuna dato certo e nessuna verità su questo. Diciamo, è anche una cosa di cui ti chiedevo soltanto se De Lucia avesse dato una risposta. No, voglio anche dire un'altra cosa su questa cosa per i soldi. Io ho molta fiducia che ruberie, secondo me, all'interno di questo partito non ce ne sono mai state, cioè ci sono solamente magari a volte degli aggiustamenti fatti per riuscire a superare delle difficoltà, a volte fatti tecnicamente un po' male, per rendere i nostri bilanci criticabili e contestabili, e questo è sbagliato e non dovrebbe essere. Però non credo che questa, a volte, mancanza di chiarezza o sistema di G, partiti di G, eccetera, sia fatto per rubare a qualcuno. È fatto semplicemente a volte un po' per incompetenza proprio amministrativa e a volte per riuscire semplicemente a far tornare i conti con quel poco che abbiamo. Ma assolutamente, neanche io lo pensavo, era soltanto per sapere una risposta, ecco, a questa cosa, perché è interessante sapere. Se mi chiedete di radicali italiani, vi dico che qui entra solo le tessere che loro fanno con noi, cioè come tutti praticamente. Se volete sapere invece quanto danno, come lo danno e dove finisce, dovete rivolgervi al partito, ha detto lui. Questo l'ho sentito. Tu quando intendi partito, chiaramente intendi PRT. Io quando dico partito intendo PRT, quando viene detto il partito si intende PRT, sì, certo. Ok, allora io a questo punto mi chiederei, anche Radicali Italiani fa parte, è costituente, secondo questa specie di cosmogonia particolare, tutta radicale, fa parte, è costituente del PRT come... finché noi non facciamo un congresso e non decidiamo di cambiare qualcosa, al momento la situazione reale attuale è che il PRT è composto ed è formato da 7 soggetti, tra i quali i radicali italiani, certo. E questa è la configurazione che per adesso noi abbiamo e con la quale dobbiamo fare i conti. Poi nessuno ci impedisce di, in sede di congresso, prima di congresso deve essere, perché esiste un congresso degli iscritti. Certo. Nessuno impedisce poi in sede di congresso di dire dove poi non siamo più una galassia, i soggetti non sono più 7, ma siamo tutta un'altra configurazione e i soggetti sono altri, questo possiamo farlo, l'ha fatto però, ma fino a che non si fa, la verità è che qui sono 7 soggetti e se vuoi te li numero, perché sono come 7 nani, ormai io non ne sbaglio mai nemmeno uno. Per tutti quelli che ci seguono, enumeraceli. Li dico tutti, speriamo che stavolta non può figurarci che me li dimentico. Radicali italiani, non c'è pace senza giustizia, nessuno tocchi Caino, anticlericali.net, la LIA, l'ERA, l'associazione Luca Coscioni, 7. Questi sono i 7 soggetti costituenti e federati nel Partito Radicale Transnazionale, Transpartito Non Violento. Perfetto. Al momento. E secondo te, questa organizzazione che obiettivamente insomma non è tra le più, diciamo, semplici, secondo te, pur essendo, diciamo, una garanzia, diciamo, perché ci sta un discorso anche federale, un pochino interno in questa forma partito, secondo te è una cosa premiante a livello elettorale o è una cosa che invece un pochino aggrava un po' il consenso, il reperimento del consenso elettorale? No, non ho capito cos'è che aggrava oppure questa organizzazione, questa forma partito. Questa forma partito,
con così, ma, con sai, questa poi situazione. Noi quando andiamo alle elezioni difficilmente ci andiamo dicendo che noi siamo parte, noi ci andiamo come l'ultima volta come lista alle regionali, come lista Bonino Pannella. Esattamente, che è ancora un'altra cosa. No, io infatti siamo andati senza PD, senza simbolo e senza niente. Per quella fine, quando poi noi ci presentiamo all'elettorato, non è che viene giudicata la galassia, perché manco sanno, cioè la maggior parte delle persone magari non collegano nemmeno nessuno Tocchicaino col Partito Radicale, cioè magari conoscono le battaglie di nessuno Tocchicaino, fa un esempio per tanti, magari conoscono le battaglie di un soggetto, ma nemmeno hanno idea di quello che c'è dietro, quindi non so se è premiante o no, penso che non abbia proprio nessuna influenza, se non nel fatto che magari questo appunto struttura che ormai ha bisogno urgentemente di una riforma e di una modernizzazione ci appesantisce, e sicuramente questo di riflesso influisce anche sui possibili risultati elettorali che noi raggiungiamo, di riflesso, non direttamente. Direttamente non ha nessuna influenza. No, beh, certo, nessuno... riflesso. Io diciamo ponevo la questione della una tua opinione sulla valutazione della opportunità o dell'utilità di un simbolo di riferimento che fosse il simbolo di riferimento poi anche del partito a cui si fa capo, insomma. Cioè, ma sai, con quello del Piavetino ci possiamo presentare, perché proprio per statuto il Piavetino si presenta alle competizioni elettorali. È una ONG, cioè non può presentarsi, non ha scopo politico, quindi con quello lì proprio non ci possiamo presentare e non... D'altra parte non abbiamo mai avuto difficoltà a presentarci con simboli sempre diversi, ci siamo presentati con la rosa nel pugno, cioè, il problema del simbolo insomma è relativo tutto sommato, non è che abbiamo bisogno del simbolo del PDT per scrivere i radicali in un eventuale simbolo, anche in un altro simbolo, per cui non so nemmeno che dirti, poi più che altro il fatto è che poi magari tutti questi soggetti poi chiaramente quando c'è, sì, non partecipano direttamente alle competizioni elettorali, però chiaramente mettono come bocca nelle decisioni, nelle scelte, nelle candidature, ci mancherebbe, certo, poi sono tutti presidenti di Argentina, per cui quando c'è da decidere chi candidare alle elezioni, per esempio, o con chi anche candidarsi alle elezioni, è chiaro che poi tutta questa struttura che sta in piedi in qualche modo è un po' sgangherata, deve lavorare in maniera sgangherata, perché così è, non per colpa di nessuno, ma perché così è configurata, deve lavorare anche nel trovare le candidature, fare la campagna elettorale, essere coesi e uniti più possibile per essere fronte e compatto contro l'avversario che è esterno e non è certo interno, e naturalmente tutto questo essere un pochino meno sgangherati, secondo me, io non dico un'organizzazione di quelle fasciste disciplinate al mille per mille, però una scansione dei tempi, una comunicazione soprattutto interna maggiore, una comunicazione certo. Maggiore, qua dentro siamo a una porta di distanza uno dall'altro e a volte l'associazione Coscione non sa quello che fa, non c'è pace, ma ti faccio due esempi a caso proprio, e così via, capito? Cioè non si sa proprio, ci si manda le mail da una stanza all'altra e magari ci si mandasse le mail, perché a volte nemmeno quelle, neanche quelle, per cui si sovrappongono degli appuntamenti, si sovrappongono dei contatti, ci sono una serie di problematiche, che sono problematiche di organizzazione del lavoro, di teoria dell'organizzazione, proprio non sono problematiche relative a qualcuno che le... Organizzazione. Certo. Proprio l'organizzazione del lavoro, che comunque ha bisogno di una serie di funzioni e di ruoli definiti, di una serie di documentazioni e di compiti che siano distribuiti in maniera ordinata. Poi sensi, uno li può regolare quanto vuole, però l'organizzazione poi temporale e di archivio va tenuta, perché serve anche a regolare meglio i sensi, se non c'è regola non regoli niente, se non c'è regola mai non puoi nemmeno regolare, no? No, meglio certo, regolare senza. Quando ci sono delle regole, se no che serve regolare. Eccomi ragazzi, sono di ritorno. Ecco, ho detto il mio profluvio di scemenze. No, assolutamente no. Sono di ritorno, sono per ricordarvi che l'ora incombe. L'ora incombe. Sì, ma c'è qualche domanda che non abbiamo risposto e poi chiudiamo. Okay. C'è qualcosa che non abbiamo visto fra le domande? Guarda, una domanda di Roberto Marzelletti che chiede: i contributi degli eletti vanno al partito transnazionale, ma abbiamo praticamente risposto. Americano sostiene che vanno tutti quanti alla lista Pannella. Ma non davvero? Alla fine poi è chiaro, i responsabili della lista Pannella sono gli stessi responsabili del PVT. Se in quel senso, sì, certo, se in quel senso. Però proprio come soggetti quali vanno al partito, non vanno alla lista Bonino Pannella, alla lista Pannella. Vanno all'Associazione Politica Nazionale, lista Marco Pannella.
Ok. Sì, diciamo che poi tra altre cose, quando i soldi sono pochi sono ancora più preziosi, quindi. E comunque vabbè, io mi sento di augurare che in qualche modo, nel mio punto di vista, opino che insomma un giorno si possa decidere in ambito radicale di fare un attimo una valutazione, un consuntivo dell'utilità di questa forma partito, che oserei dire abbastanza complessa, se è utile. Va fatto in sede di congresso internazionale, Gianni. Cioè, ma per carità, sì, nelle sedi giuste, è l'unico per carità. Modo come può essere fatto. Certo, nelle sedi giuste. Infatti è importante che venga fatto, Perché insomma io penso che sia un po', se consideriamo di votarci solo tra noi, e vabbè, siamo abbastanza agili da una cosa all'altra, capire, comprendere i vari soggetti, costituenti, non costituenti, aderenti, vabbè. Ma se si ipotizza, come dovrebbe essere in teoria, la cosiddetta conquista, tra virgolette, di voti anche da parte di chi non è addentro, chi non si ascolta Radio Radicale 6 ore al giorno, che, beh, io mi porrei dei problemi anche di comunicazione e di intelligibilità, ma questa è una cosa che dico da almeno 10 anni, quindi insomma vediamo un po' come andrà a finire, insomma. Bene ragazzi, se avete finito io saluterei, concluderei qui le trasmissioni in diretta di questa domenica 9 ottobre 2011. E ringrazierei chiaramente Gian Nicola Scione e Claudio Sterzi per la conduzione mirabile, oserei dire, di questa una leggera euforia, e saluterei tutti coloro che sono rimasti in chat, augurando a tutti voi la buonanotte. Buonanotte ragazzi, ciao a tutti. Un saluto a tutti voi ascoltatori di TV Radicale. L'appuntamento è per domenica prossima alle 17:00.